Adesso, prima di passare al secondo intervento di Angelo Baracca, vi propongo di ascoltare una lettura di poesia. Questa poesia è scritta da una coppia giapponese, lei è americano, lui, entrambi abitano in Giappone. E hanno scritto questa poesia per una manifestazione culturale che adesso, fra un paio di settimane, sarà a Bologna. È una mostra artistica e non, comunque, dove ci sono una cinquantina di artisti che hanno partecipato. Il titolo dice Da mano in mano, se mi ricordo bene. Comunque, non dice niente sul nucleare, però il tema è quello. Allora, io ho avuto questa poesia, così ho detto, va bene, vorrei presentare anche in Italia e ho chiesto aiuto al nostro poeta locale, Piero Nissim, che lui ha adattato molto bene la mia traduzione un poco poetica e adesso si è anche offerto a leggere questa, recitare questa poesia insieme a sua figlia Miriam. Allora. Pronto, pronto. Va bene, grazie, sono contento di essere qua, anche se idealmente sono anche a Roma insieme ai lavoratori della FIOM a difendere il lavoro, perché tanto difendere il lavoro e essere contrari al nucleare sono cose molto vicine, secondo me. Diceva Yukaku che vabbè, io ho adattato questa poesia. Ma è andata un po' diversamente, è anche molto più divertente la cosa, perché ho trovato su il GAS, il gruppo di artista solidale, un appello, cercasi poeta per tradurre dal giapponese. Vabbè, io scherzosamente ho detto, ma faccio ogni tanto delle poesie, sì, ditemi cosa posso fare. Allora mi ha risposto che c'era da adattare. Senso più poetico, una traduzione che chiaramente era già stata fatta. E allora poi ci siamo consultati, ho fatto una prima stesura, qualche correzione e ne è venuta fuori questa poesia che vi leggo insieme a mia figlia Miriam, che facciamo un piccolo duetto a due voci. Si intitola Quo Vadis Cesio. Signor Cesio, signor Cesio, dimmi, dove stai andando? Non lo so, forse nel bosco, seguo il vento, che conosco. Signor Cesio, dentro il bosco vai a trovare qualche amico? Amico, amico, quale amico? Lo devo cercare, poi te lo dico. E cosa pensi tu di fare per trovare un nuovo amico? Lo aspetterò sopra un frutto maturo, un uccellino lo mangia sicuro. Come farai ad avere l'amicizia, la sua fiducia, un gesto leale? Lo seguo col frutto e senza malizia mi infilo lì dentro, raggiungo il suo cuore. Ma dimmi, il suo cuore non ne avrà dolore? Nessun dolore, nemmeno a dirlo, morirà prima senza saperlo. E cosa farai, signor Cesio, al mattino dopo la morte dell'uccellino? Mi piacerebbe ballare con la pioggia e giungere al fiume in una sua goccia. Cesio mio Cesio, allora ho capito, tu cerchi un pesce per fartelo amico. Certo, di adagiarmi sulle sue branchie, far riposare le mie cellule stanche. Ma dimmi, alle branchie non darai dolore? Il pesce non soffre, lo sai, caro mio, sarà senza avviso fra le braccia di E dopo la morte del pesciolino, cosa farai, mio Cesio carino? Dio. Portato dal fiume alla foce sull'onda, mi butto nel mare, nell'acqua profonda. E nel mare infinito, come trovi un amico? Sarà facile come andar per nozze, trovare nel mare vongole e cozze. Ma di queste amiche nuove, che ne farai e come e dove? I pescatori insieme ci porteranno via e poi finiamo al banco, in pescheria. E dopo dove andrai, dopo la pescheria? Ma come? Non lo sai? La meta è casa tua. Mi troverai nel piatto. Che dici? Tu sei matto. Cosa vuoi fare con me? Con te farò amicizia, col cuore te lo dico, con gioia e con letizia.
Buon appetito, amico.